Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi mostro un piccolo acquisto fatto qualche giorno fa, una piccola pazzia, diciamo. Questa è la scatola che è gigantesca ed è pesantissima, pesa all'incirca su 8,5 kg. Adesso scopriamo che cos'è. Io ovviamente già lo so, ma vi tengo un po' sulle spine. Ho fatto una fatica immane a togliere il contenuto dalla scatola. Niente, qui vedete anche un'anteprima di panni da stirare. Non ci fate caso. E adesso vi mostro cosa ho acquistato. Ovviamente non lo vedrete scritto neanche nel titolo, perché per chi è curioso deve guardare il video fino in fondo per capire che ho acquistato. Pa, 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 la Big Shot Plus! Ed ecco qua, ho fatto una pazzia, sì, lo so. E questi sono i miei primi passi verso cartoncini e fustelli a go go. E niente, mi sono appassionata nel giro di qualche settimana e poi ho visto un'offertona su Amazon e l'ho presa. L'ho acquistata su Amazon a 149 euro. C'era appunto questa offertona perché da altre parti l'avevo già vista e i prezzi erano su 210, chi 180, chi 190, quindi i prezzi variavano da sito a sito. Poi l'ho vista su Amazon a 149 e quindi, cioè, era 148 e qualche spiccio, quindi 149 euro, e ho deciso subito di acquistarla. E niente, sono contentissima di aver fatto questa mi viene da dire cazzata, ma sono contentissima di aver fatto questa scelta. Avevo pensato in pratica di rimodernare e rifare il packaging alle mie creazioni, qualcosa di più elegante, di più sofisticato, e quindi ho pensato di prendere direttamente la Big Shot e di prendere appunto questa qui col formato A4, in modo che mi consente di fare diverse lavorazioni con diversi materiali. Niente, ho preso questa qui con il kit starter. Questi sono tutti i materiali che sono presenti all'interno della scatola. Ovviamente adesso li vediamo insieme e niente. Voi avete mai provato una Big Shot? Come vi trovate? E niente, poi suggeritemi le varie fustelle, le varie cosine. Insomma, scambiamoci consigli nei commenti. Ed ecco qui la Big Shot. Come vedete, qui c'è il manico. Tolgo anche la pellicola ed eccola qua. Poi ovviamente dopo tolgo anche il cartellino. Qui ovviamente va il manico, in questo punto si estrae questo affarino e poi si va a fissare il manico. Comunque è estremamente semplice mettere il manico, dopo vi mostro come si fa. All'interno della scatola troverete anche l'adattatore A, che è questo qui, c'è anche scritto sopra Big Shot adattatore A, e questo va bene con le fustelle, queste qui che si chiamano le Phoenix, spero di non pronunciare male, perché la mia pronuncia, sapete, in inglese fa abbastanza schifo. E qui vi mostra anche come posizionare il tutto con questa tipologia di fustelle. Stesso discorso anche per quest'altre due tipologie di fustelle, e vi mostra come si realizza il panino da poi inserire all'interno della Big Shot, della macchina della fustellatrice. Questo appunto va utilizzato con le fustelle. Invece, per quanto riguarda l'adattatore B, questo caso va utilizzato per embossare, e questo qua infatti, come vedete, vi dice quali tipi di fustelle vanno bene e come si adopera il tutto. È estremamente molto semplice e intuitivo. Io ho già preso questa tipologia di fustella per embossare, quindi non vedo l'ora che arrivino. E poi ovviamente c'è anche la piattaforma base, che ha questo colore qui, ed eccola qua. Aspettate che vado indietro perché non c'entra l'inquadratura, e vi spiega quando va utilizzata appunto la piattaforma base. Questa è bella spessa e cicciottella, e anche pure un pochettino pesantina rispetto agli altri due, che sono abbastanza sottili. Ho tante cose qui davanti e non so cosa mostrarvi per prima. Poi ci sono sia questo blocco di cartoncini piccolo, sperando che si noti la dimensione, e sono davvero molto molto belle le fantasie di queste carte, di questi cartoncini.
davvero bellissimo. Poi, come vedete, dall'altra parte è di un altro colore. Qui ci sono le tazzine con i cuoricini, eccola qua. Poi ci sono le casette con una mongolfiera. Da quest'altra parte invece ci sono delle biciclette. Poi, aspettate che non riesco a girare le pagine. Poi ci sono dei cuoricini, altri cuoricini con base rosa, altre tazzine di caffè. Di qua ci sono dei ghirigori. Altre biciclettine, un'altra casina, poi c'è cuoricino, uno semplice rosa e uno semplice celeste, questo già l'ho utilizzato, e poi un altro semplice rosa. E poi ovviamente c'è anche la versione grande, formato grande, A4, di cartoncini. Questo invece c'è anche scritta la misura. Ed è 5,5x6, eccolo qua, sperando che si noti qualcosa. Mette a fuoco, eccolo qua, ha messo a fuoco. E questo stesso discorso, ci sono diverse fantasie anche per questo formato qua A4. Intanto i vicini hanno deciso di parlare a voce alta, ottimo. Niente, questi qua grandi ce ne sono di meno rispetto a quelli piccini. Poi ovviamente andrò in una cartolibreria e prenderò diverse tipologie di cartoncino, diversi tipi di grammatura, in tante colorazioni differenti, in modo da poter sperimentare tante tante cose. E voglio farlo anche insieme a voi, se vi fa piacere. Io ovviamente la Big Shot già l'ho utilizzata ieri per la primissima volta. E un'amica mi ha suggerito di riprendere la scena. Non l'ho fatto perché ieri sono successe tante di quelle cose assurde che già mi avevo anticipato, ovviamente, la mia amica Angela, ma che non pensavo, perché la prima volta che vai a passare tra virgolette il panino per andare a fustellare dei cartoncini, la macchina fa un rumore assurdo, cioè sembra quasi che si stia in qualche modo rompendo tutto il meccanismo che c'è all'interno. Non so, mi ha fatto un rumore stranissimo. Ho detto, oddio, ho fatto una cavolata, si è spaccato tutto, perché poi ci sono i tappetini da taglio che sono tipo in plexiglass. Al primo utilizzo, cioè nessuno lo dice, nei video almeno che ho visto io riguardanti la Big Shot, nessuno vi dice che al primo utilizzo della primissima fustella col primissimo cartoncino, nessuno ti dice che già si segna. E quindi mi sono spaventata tantissimo. Infatti, subito ho contattato questa amica dicendo: guarda, mi è successo questo. Addirittura avevo utilizzato un cartoncino rosso per realizzare la farfalla, e subito questo è il risultato. Non so se si nota, cioè è già tutto pieno, rigato, io non me l'aspettavo affatto, sono rimasta alquanto sorpresa. Infatti la seconda domanda che ho fatto alla mia amica è: quando li devo cambiare poi questi tappetini da taglio? E lei mi ha detto: finché non si spaccano. Ottimo, ok. Io già stavo comprando altri tappetini da taglio perché pensavo di aver fatto qualcosa, cioè di non aver fatto il procedimento nel modo giusto, quindi di aver fatto un errore, e quindi ecco perché si erano ridotti in questo stato. Invece no, è proprio il primo utilizzo che già il tappetino da taglio è in questo, cioè si riduce in questo stato. Ovviamente anche l'altro è più o meno, questo un po' di meno rispetto all'altro, ma ugualmente è segnato. Quindi niente, magari dovevo mostrarvela appena è arrivata con i tappetini da taglio immacolati, ma non ho pensato sinceramente a registrare quel momento, e quindi vi beccate i tappetini da tavolo, i tappetini da taglio in queste condizioni. Niente, adesso vi mostro anche le fustelle, queste qui, le Phoenix, spero di pronunciare bene. E all'interno troverete sia la farfalla, queste due già le ho provate e sono davvero carinissime. C'è il tag, il cuoricino, queste goccine, questa sorta di fiorellino, quest'altro fiore un po' più grande,
e ovviamente questa grandissima fustella è di una scatolina. Io questa già l'ho provata e adesso vi mostro anche cosa sono riuscita a combinare con questa fustella. E poi un altro qui in basso per poter fare, che ne so, i contorni della scatola, anche di un cartoncino per andare ad abbellire. Davvero molto molto carini. Io ovviamente, come dicevo prima, già ne ho ordinate altre, quindi presto ne vedrete altre sul mio canale. Poi all'interno c'è anche questo tessuto, sempre con le casette, e questo, come dicevo prima, si possono costellare diversi materiali, dal tessuto al cartoncino. Poi potete anche fustellare la plastica, la gomma Eva, il metallo, la pelle, il feltro, insomma tantissimi materiali differenti. Uno di questi è appunto il tessuto, e quindi andremo a sperimentare poi anche con il tessuto. Poi all'interno del kit è presente anche quest'altra tipologia di fustella che si chiama Biggs, spero sempre di pronunciarle bene, ed eccola qua, è bella spessa. Questa è adatta per fustellare, spero che si notino le forme di una farfallina, vedete, delle foglioline, un altro fiore, i cuoricini. E questo, come vi dicevo prima, è adatta per fustellare vari strati sia di tessuto e di cartoncino, e arrivano fino a un massimo di spessore di 3 mm, quindi ottimo per poter fustellare tutti i vari materiali che vi elencavo prima. E niente, sono davvero curiosa di sperimentare con questi diversi tipi di fustelle, e adesso vi mostro cosa sono riuscita a creare ieri e a creare, diciamo, la mia prima scatolina con la Big Shot. E niente, siete pronti a vedere il risultato? Allora, queste sono state le prime cosine che ho creato con la Big Shot Plus. Questo è il fiorellino appunto della fustella che vi mostravo prima, davvero molto carino come decorazione per una scatolina. Poi ho creato anche queste farfalline. Ci sono due versioni di farfalline, come vi mostravo prima. Aspettate che vi dimostro di nuovo le fustelle, ed eccolo qua, ed eccole qua, c'è cioè sia questa farfallina qui e sia l'altra che è qui in alto, vedete, ha de delle decorazioni diverse, e le ho fustellate entrambe, queste sono due uguali. Poi c'è un altro fiore e poi ho creato questa farfalla con doppio cartoncino per creare questa sorta di tridimensionalità in questa farfalla, in questo modo. E come vedete, ho unito le due farfalle, sia questa tipologia qui e sia l'altra che ha questa sorta di ghirigoro molto carino e particolare. E alla fine ho deciso di andare a fustellare anche un'altra farfalla di questa fustella qui, e poi prendere i vari elementi, questi vari ghirigori, e di attaccarli con la colla sull'altra farfalla rossa, in modo da creare questa sorta di decoro in un altro colore e quindi farla bicolor. Il risultato è davvero molto molto carino. E l'altra farfalla che ho realizzato, questa con i ghirigori, l'ho adagiata sulla scatolina che ho creato, che è davvero venuta davvero molto molto carina. Ed eccola qua la scatolina. Questa è la scatolina che ho creato. Come vedete, questa è la farfallina che ho realizzato, e poi ho messo anche uno Swarovski qua centrale, e poi la scatola è fatta in questo modo. Queste sono tutte le fustelle che sono uscite appunto in dotazione dal kit, anche questa sopra, davvero molto carino. Questo qui l'ho aggiunto io, e anche questo in basso l'ho aggiunto io, perché questa la fustella è quadrata, ed eccola qui, è questa centrale per creare appunto questa sorta di decorazione che poi ho aggiunto sopra la scatolina. Il risultato mi soddisfa, è davvero molto carino. Al limite pensavo di mettere un po' di qualcosa che tenga la scatolina chiusa, o un po' di biadesivo, perché no? È davvero carinissima in questo modo. Poi l'elemento Swarovski
rende il tutto ancora più elegantino e luccicoso, ecco. Cosa ne pensate della mia primissima scatolina con la Big Shot? E niente, io la trovo adorabile. E niente ragazzi, questi sono i miei primi passi con la Big Shot, spero che siano stati di vostro gradimento. Io ho già scelto altre tipologie di fustelline e credo che mi arriveranno a giorni, così ve le mostrerò all'interno di un video e poi le proveremo insieme. Io spero che questi video siano di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino e ovviamente attivate la campanella per restare sempre sintonizzati su tutti i video che pubblicherò man mano, perché la pubblicazione non è mai un giorno preciso, ma ovviamente io pubblico a sentimento. Quando mi va accendo la telecamera, quando ho quell'oretta disponibile, accendo la telecamera e registro a tutta. Io vi auguro buona giornata, un bacione e alla prossima. Ciao!